Allora, buon pomeriggio a tutti, se vi accomodate iniziamo la seconda parte dei lavori. E allora, buon pomeriggio, io sono Mariano Sciacca, attualmente presiedo il Tribunale delle Imprese, la sezione fallimentare al Tribunale di Catania. Innanzitutto un ringraziamento sentitissimo a tutti gli organizzatori, soprattutto alla Presidente De Simone che magna pars in questo convegno. Nella mattinata abbiamo parlato, come ci ricordava Laura De Simone in chiusura, dei sintomi e di quali elementi ci permettono per l'appunto di individuare sintomi di uno stato di stabilità economico-finanziaria, di pre-crisi, che dovrebbe consentire, diciamo, dovrebbe consentire un preventivo intervento da parte delle strutture interne per evitare per l'appunto che questo stato di instabilità o di precrisi sfoci in una situazione di vera e propria insolvenza. Ora, nei vari interventi dei relatori che proverò ad introdurre, dai sintomi ci passiamo invece a valutare quali sono gli strumenti, quali sono le procedure che devono in qualche modo consentire un intervento preventivo di profilassi sanitaria e un intervento di tempestiva diagnosi. Nei saluti sia il Presidente Ficarelli che la Presidente Marcegaglia hanno ripetutamente fatto riferimento a profili all'esigenza di una transitorietà di una lunga marcia. La Presidente Marcegaglia ha parlato, c'è una lunga marcia che abbiamo iniziato insieme, che convinti della bontà di questa riforma deve proseguire. Io aggiungerei al concetto di transitorietà e di esigenza di una marcia lunga, consapevole, paziente, quella di incrementalità. Siamo in presenza di un codice che ha una sua aspirazione sistematica, che interviene su dati normativi, ma ha come dire, alle sue spalle una riflessione organizzativa che imporrà un approccio incrementale, progressivo, nella individuazione dell'esatto ambito di intervento dello stesso legislatore. Qui non si tratta, io credo, col nuovo codice della crisi, di porsi solamente un problema, come noi giuristi siamo abituati a fare, di interpretare la norma. Qui si tratta oggi e si tratterà soprattutto in prospettiva di valutare quale disegno, quale riflessione organizzativa c'è dietro quella norma, come quel tipo di organizzazione interna all'impresa o anche esterna, pensiamo a tutta l'organizzazione, voglio dire, di tutti gli enti pubblici coinvolti nella fase di emersione tempestiva della crisi, dovranno necessariamente affrontare proprio in termini di riforma del modo di lavorare, del modo di approcciarsi a un diverso modo di intendere l'impresa. E soprattutto chiaramente l'obiettivo sul quale oggi noi siamo chiamati a riflettere, cioè quello della ristrutturazione precoce dell'impresa, di un'impresa che è in uno stato di crisi o di pre-crisi, non può che fare confrontarsi con una serie di dati strutturali delle imprese italiane. Io ve le riassumo molto sinteticamente: il sottodimensionamento delle imprese, si parla almeno dell'85% di imprese italiane che hanno un capitale inferiore ai 10.000 di euro, forte capitalismo familistico, forte personalizzazione dell'imprenditore e quindi la strutturale debolezza sia del management che delle strutture di controllo e l'assenza conseguenziale inevitabile di una cultura del reporting, del monitoraggio permanente e non di una verifica solo cartacea o documentale. Quindi parliamo di una nuova cultura di impresa. Io recentemente il mio tribunale, la mia sezione, si è trovata ad affrontare una grossissima procedura di un'impresa della grande distribuzione organizzata che aveva fatto registrare oltre 150 milioni di debiti di passivo. Da queste parti probabilmente sarà una cosa molto ricorrente, ma in Sicilia diciamo non capita molto spesso. E la cosa che più di altra ci ha colpito,
che non c'era stata alcuna evasione fiscale, non c'era stata alcuna strategia di svuotamento patrimoniale o altro. Purtroppo quella voragine, con tutta una serie di conseguenze a cascata che potete ben immaginare sotto il profilo occupazionale e via dicendo, si era realizzata solo in dipendenza di una totale assenza di una cultura d'impresa, di una totale assenza di una consapevolezza dell'esigenza di monitorare costantemente i costi del personale, il rapporto con i fornitori. Era una grande impresa, aveva parcellizzato, atomizzato i rapporti con i fornitori, aveva oltre 1500 fornitori e quindi sostanzialmente ha perso il controllo di tutto e poi è finita per come è finita. Questo ci richiama quindi a un approccio culturale diverso che il codice della crisi prova in qualche modo a delineare, richiamando a una cultura di permanente programmazione, di permanente pianificazione degli interventi e di verifica chiaramente dei risultati che questa programmazione va a realizzare, cioè sostanzialmente l'opposto dell'imprenditore che si muove in una logica solipsistica di uomo che è buono per ogni stagione ed è capace a fare tutto. Voglio banalizzare, ma credo che il richiamo al ruolo dei professionisti all'interno del codice della crisi ha proprio questo senso qui. Io vado immediatamente a introdurre i nostri relatori, ai quali porrò solamente qualche domanda, qualche sollecitazione, con una sorta di fil rouge che vorrei consegnare a tutti i relatori, sia presenti ora al tavolo, sia seduti in platea, e che probabilmente è legato anche alla mia provenienza territoriale. Perché io poi per l'altro giorno ho avuto un primo contatto con la Camera di Commercio di Catania, ma posso immaginare che una situazione del genere si replichi in tante altre realtà territoriali del meridione italiano, ma anche del centro. Non ho idea della situazione da queste parti, ma penso che sarete molto più avanti. Una situazione non di disorganizzazione in vista dell'attivazione di tutti gli strumenti dell'allerta, ma una non consapevolezza, cioè non sono letteralmente consapevoli che davanti a noi c'è un nuovo codice della crisi che preme e che richiederebbe una serie di adeguati interventi sotto tutta una serie di profili. E questa cosa chiaramente è una cosa che ci spaventa molto. L'intervento conclusivo del dottor De Bitonti è stato molto significativo quando ha ripetutamente richiamato la preoccupazione che Banca d'Italia ha sotto questo profilo. E quindi dicevo, un fil rouge che consegnerei, che è proprio quello del se questo nuovo codice, che non c'è dubbio viviamo tutti come un'opportunità, uno strumento di modernizzazione per il paese e per le imprese, potrà essere applicato in modo omogeneo su tutto lo stivale, se i suoi costi sono realmente sostenibili da parte di tutte le imprese. E concludo con richiamandomi a un commento caustico di il professore Sant'Angeli, quando si chiedeva se questi strumenti servono a far emergere anticipatamente la crisi oppure se sono una anticipata liquidazione giudiziale dell'impresa. Non è un commento distruttivo, ma è finalizzato, come dire, a suscitare il dibattito. Entriamo immediatamente in media res. I primi due interventi sono il professore Bruno Insitari, docente presso l'Università Bocconi di Milano, e del professore Eugenio Barcellona, ordinario di diritto commerciale all'Università Piemonte Orientale. Per primo interverrà il professore Barcellona, al quale chiederei quindi di darci delle indicazioni su questa novità, e ci dirà lui se e in che termini è una novità del nuovo obiettivo, dell'adeguato assetto organizzativo previsto dagli articoli 375 e 377 del nuovo codice. Dicevo se è una novità perché abbiamo già una serie di illustri precedenti, dal testo unico sulla finanza alla stessa previsione codicistica del 2381 e del 2403 fino al testo sulle società a partecipazione pubblica. Cosa cambia e in che termini quindi questo nuovo codice impone agli amministratori di dotarsi di un adeguato assetto organizzativo? E alla luce della riflessione che verrà sviluppata,
riflettere poi quali conseguenze a cascata si vengono a determinare in una prospettiva di patologia e di esperimento dell'azione di responsabilità. Questo profilo, come dicevo prima al professor Insideri, è un profilo che a noi magistrati, ad esempio, preoccupa molto, in quanto saremo verosimilmente chiamati a fare una valutazione sul merito, sul cosiddetto merito imprenditoriale, ancora più pericolosa, più complessa, più difficile, più rischiosa, perché, come è stato rilevato, c'è il rischioso sillogismo giudiziario che potrebbe venire fuori dal confronto tra la fase della preventiva emersione anticipata della crisi e la fase successiva dell'insolvenza, per il quale, se tu vieni sottoposto alla liquidazione giudiziale, se sei insolvente, vuol dire che non hai predisposto adeguati strumenti organizzativi che permettessero alla crisi di emergere tempestivamente. Un sillogismo molto insidioso al quale noi magistrati per primi dovremo, come dire, stare lontani. Allora, innanzitutto chiedo il professore Eugenio Barcellona, grazie. Grazie Presidente. Grazie a tutti e direi che prima ancora di procedere secondo le linee del mio intervento rispondo subito alla domanda che tu mi hai posto citando Shakespeare, e cioè la famosa opera Much Ado About Nothing, molto rumore per nulla, a cui si potrebbe dire opporre Much Ado About Much, molto rumore per molto, e credo che qui la verità stia un po' in mezzo, cioè Much Ado About Little, cioè molto rumore per qualcosa. Diciamo subito che certamente questa riforma tocca questa norma, l'articolo 2086, che è una norma che nella nostra manualistica è sempre stata molto trascurata. Se si guardano i manuali di diritto commerciale non sono se non poche righe quelle che illustrano il senso di questa norma. Eppure questa norma 2086, che se non erro nella rubrica pre-riforma recava direzione e gerarchia dell'impresa, è una norma fondamentale nel suo primo comma, che oggi deve coabitare con questo ingombrante secondo comma. È una norma fondamentale perché, come aveva scritto 5 anni prima del Codice Civile il geniale economista Ronald Coase, l'impresa esiste proprio perché esiste la gerarchia. La differenza tra impresa e mercato sta proprio nella circostanza che l'impresa, grazie alla gerarchia, può evitare quei transaction costs che invece si incontrano nel mercato. Se i transaction costs nel mercato non esistessero, non esisterebbe l'impresa, e l'impresa esiste grazie alla gerarchia. Quindi facciamo un po' attenzione a dimenticare questo primo comma che, come dicevo prima, deve coabitare con questo molto ingombrante secondo comma. Facciamo attenzione a non buttarlo subito nel cestino, perché quella norma è una norma che spiega l'essenza dell'impresa, secondo un autore come Ronald Coase, che ricordiamoci ha vinto il premio Nobel, quindi probabilmente stupido non era. Quali sono le due novità essenziali di questo articolo 2086, nuovo testo, cioè il suo secondo comma? Due, secondo me, sono gli aspetti fondamentali. Innanzitutto, come abbiamo più volte sentito già oggi, viene oggi incrementata la definizione di assetti organizzativi che erano già disciplinati nel diritto societario comune con questa nuova dimensione finalistica, che è per l'appunto quella della preventiva rilevazione della crisi e della non continuità aziendale. Abbiamo importato l'articolo 91 dell'Aktiengesetz tedesco, che per l'appunto fa riferimento alla frue Erkenntnis, alla rilevazione tempestiva per l'appunto della crisi. E questa è la prima novità, la dimensione finalistica degli assetti organizzativi adeguati. La seconda novità, altrettanto importante, è quella della imputazione soggettiva dell'obbligo, che nel diritto societario comune dal 2003 fino ad oggi era esclusivamente riferita al Consiglio d'amministrazione, oggi invece viene riferita in maniera direi quasi altisonante all'imprenditore. Queste due novità toccano due grossi temi, grossissimi temi, fondamentali temi del diritto commerciale generale, che sono stati trattati molto autorevolmente, direi, negli ultimi 10-15 anni. E sono i temi che riassumerei così. Il primo è:
subisce la discrezionalità gestoria, cioè il principio di insindacabilità delle scelte di gestione, cioè quello che si chiama solitamente business judgment rule, una reduzio, una diminuzione, un restringimento in ragione dell'esistenza della, virgolette, crisi, primo tema, quindi crisi e business judgment rule è il primo grande tema. Secondo grande tema è: subisce lo scopo della gestione una modifica qualitativa in ragione delle, virgolette, crisi? E cioè, continua l'impresa societaria o l'impresa collettiva a dover essere gestita con ottica lucrativa o lo scopo di lucro subisce una modifica di rilievo? Queste due grosse questioni sono questioni che la nostra dottrina ha trattato prima ancora della riforma e a cui ha dato risposte di diverso segno. Io tratterò soltanto il primo tema, non avendo tempo per trattare anche il secondo, che pure è molto seducente, molto interessante, tratterò soltanto il primo tema e lo tratterò ricordando innanzitutto quali erano i due orientamenti, quali sono stati i due orientamenti che su questa questione, crisi, business judgment rule, sono stati espressi da autorevolissimi colleghi. Diciamo che c'è un orientamento abbastanza importante secondo il quale la business judgment rule, quindi la discrezionalità della gestione, non subirebbe alcuna modifica in ragione della crisi. Addirittura un collega molto autorevole ha ritenuto che questo principio, cioè della insindacabilità delle scelte di gestione, continuerebbe a vigere anche in regime di insolvenza, quindi un orientamento molto molto marcato. A questo orientamento se ne contrappone un altro che al contrario ritiene che la crisi, vedremo dopo come definirla, fa scattare degli obblighi specifici la cui violazione, se associata alla successiva insolvenza, farebbe scattare una automatica responsabilità. Quindi grande rilevanza del tema. Vi dico subito come la penso io. Come la penso io, ovviamente, anche alla luce di questa importante modifica normativa, la quale potrebbe, secondo un certo intendimento, addurre argomenti a favore dell'una piuttosto che l'altra tesi. Il mio punto di vista è, da questo punto di vista, controcorrente, e cioè io credo ancora oggi, anche a seguito di questa riforma, che la business judgment rule non subisca nessuna modifica per il fatto stesso della crisi. Non è cambiato nulla? No, è cambiato qualcosa. È cambiato per l'appunto il criterio di diligenza, perché il criterio di diligenza si è arricchito di un criterio specifico, potremmo dire lo standard si è arricchito di una rule, e per l'appunto questo criterio di diligenza si è arricchito nel senso che oggi è obbligatorio mettere in atto dei sistemi organizzativi idonei a rilevare la crisi. Faccio un esempio con una metafora che trovo abbastanza esemplificativa del mio pensiero. Diciamo che l'impresa è un'automobile e diciamo che sempre è esistito il principio per cui un'automobile deve essere guidata con prudenza. Tuttavia oggi il legislatore dice che questa automobile deve essere corredata di una spia che prima non era prevista come spia obbligatoria, la spia che dica qual è la pressione degli pneumatici. Questa è la novità, questa spia deve esserci in questa macchina. Tuttavia, contrariamente a quello che si potrebbe pur legittimamente ritenere, continuo a pensare che la linea d'azione da assumere a fronte dell'accensione di questa spia continui a essere una linea d'azione rimessa alla libera discrezionalità del gestore e quindi, nella misura in cui la crisi sia stata rilevata correttamente, non sindacabile nel merito. Perché arrivo a questa conclusione e quindi ora proverò a sinteticamente tratteggiare l'argomentazione che essa supporta. Innanzitutto, credo che sia opportuno spendere alcune parole sulla business judgment rule, cioè sul principio di insindacabilità nel merito delle scelte di gestione. Primo rilievo fondamentale, la business judgment rule è regola che ha senso ipotizzare solo e soltanto in capo al gestore, cioè a un soggetto che adempie a un servizio. Anche la parola amministrazione reca in sé etimologicamente il concetto di minister, e minister significa servo, è qualcuno che adempie a un dovere, non un soggetto che esercita un diritto. Ed infatti la business judgment rule ha il senso,
se vogliamo tradurlo nel linguaggio nostro continentale, di un criterio di diligenza quam in suis. Al gestore dell'impresa altrui si chiede di gestire quell'impresa come se fosse propria. Dunque la business judgment rule è norma diretta a regolare i rapporti tra l'agent, appunto il minister, e il principal, cioè il magister, cioè il proprietario. Primo rilievo che io credo importante. Secondo rilievo, la business judgment rule ha senso solo e soltanto a fronte di un'obbligazione non di risultato e di mezzi. Ma direi di più, non è soltanto un'obbligazione di mezzi, ma è un'obbligazione che evoca un potere strutturalmente discrezionale. Immaginare che la business judgment rule possa trovare applicazione a fronte di un'obbligazione a contenuto specifico è un errore di diritto, è una sgrammaticatura. La terza considerazione che farei sulla business judgment rule è che strutturalmente essa afferisce a un'attività che è improntata al rischio e quindi strutturalmente portata all'errore. Se noi vivessimo in un mondo di conoscenza perfetta non esisterebbe l'errore o sarebbe facilmente tracciabile la linea tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ma noi viviamo in un sistema di informazioni incomplete e strutturalmente non prevedibile, e per questo esiste la business judgment rule. Qual è il rapporto, e vengo al secondo passaggio argomentativo importante del mio discorso, tra business judgment rule e obbligo di istituzione di assetti organizzativi adeguati? Beh, basta guardare la storia di questa norma per capirlo molto facilmente, e direi che la dottrina giuscommercialistica è unanime sul punto. Gli obblighi di istituzione di assetti organizzativi adeguati l'obbligo emerge nel nostro tessuto normativo innanzitutto nella disciplina delle società quotate, l'articolo 149, come una esplicitazione del canone di corretta amministrazione. Da lì viene nel 2003 importato nel diritto societario comune, quindi applicabile a tutte le società per azioni, e per l'appunto funge da criterio di misurazione di quella diligenza che serve come esimente rispetto alla responsabilità dell'amministratore laddove sia in questione un'attività discrezionale. Qual è la novità oggi rispetto a questo canone di diligenza che per l'appunto null'altro è che l'obbligo di istituzione di assetti organizzativi adeguati? La novità è per l'appunto l'inclusione di quell'elemento finalistico: l'assetto organizzativo adeguato deve essere idoneo a rilevare la crisi tempestivamente. Beh, farei una battuta, ma forse che l'assetto organizzativo adeguato non deve essere idoneo a rilevare la perdita del capitale? E forse il fatto che non sia scritto significa che questa finalità non è richiesta? Non è forse un dato significativo che la tempestiva rilevazione della crisi fosse già prevista dalle norme codificate a livello professionale dagli esperti contabili, dai dottori commercialisti, con la norma 11.1, norme di comportamento del collegio sindacale, ben prima che venisse attuata la nuova riforma? Quindi credo che questa esplicitazione sia di per sé, dal punto di vista strettamente normativo, irrilevante. Cos'è che invece è rilevante? Rilevante è la lettura combinata di questa norma con l'articolo 24 del codice della crisi, che probabilmente consente di definire la crisi, l'esserci della crisi, come non più soggetta a una valutazione di merito, ma soggetto a una valutazione di puramente oggettiva. E questo perché l'articolo 24, sia pure in una norma che è diretta a definire le misure premiali dell'imprenditore che per l'appunto rilevi la crisi tempestivamente, definisce tre parametri per misurare la tempestività della rilevazione della crisi, e cioè il decorso di un certo tempo rispetto all'inadempimento di certe obbligazioni vis-à-vis i fornitori, vis-à-vis i dipendenti, e poi il terzo criterio, che è la sussistenza del mancato rispetto di quei famosi indici a cui abbiamo dedicato l'intera prima parte di questo nostro incontro. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che oggi valutare se un modello organizzativo sia adeguato o non adeguato rispetto allo scopo della misurazione della crisi è non più soggetto a uno standard, ma è soggetto a una rule, credo. Cioè,
sicuramente un modello organizzativo che non sia in grado di prestare, di effettuare la prestazione della consegna di queste informazioni circa la ricorrenza di queste tre morosità qualificate, credo che certamente sarebbe un modello organizzativo inadeguato. Ma a questo punto la domanda diventa: quali sono le conseguenze di un modello organizzativo non adeguato? Perché delle due l'una: o a fronte della esistenza della crisi c'è un obbligo giuridico predeterminato, ma allora l'adeguatezza come criterio di dirigenza non avrebbe nessun senso, perché, come abbiamo detto prima, l'adeguatezza serve rispetto a obbligazioni non predeterminate, rispetto a attività discrezionale. Oppure continua ad essere vero che la reazione alla crisi e continua a essere lasciata alla pura discrezionalità gestoria, e allora dinanzi alla circostanza che la spia si sia accesa, l'imprenditore continuerà a mantenere inalterata la sua libertà e potrà scegliere qualsiasi strada, e se lo farà in maniera ragionata e motivata non potrà essere rimproverata la circostanza che la successiva insolvenza sia imputabile automaticamente a sua responsabilità. Qual è dunque la risposta da dare a questa domanda che diventa fondamentale? Esiste un obbligo specifico di reazione alla crisi oppure no? Credo che qui la risposta non sia agevole, perché l'articolo 2086, secondo comma, nuovo testo, dice per l'appunto che l'imprenditore deve senza indugio attivarsi per adottare e attuare uno strumento previsto dall'ordinamento di regolazione della crisi. Cosa significa strumento previsto dall'ordinamento? Secondo me ci sono due letture possibili: o si muove dal presupposto che l'ordinamento dica se c'è crisi tu hai un menu, questo menu è fatto di 5-6 portate che sono quelle previste dal codice della crisi, quelle giudiziarie, quelle non giudiziarie, e tu devi scegliere una di queste 6 portate. Se non lo fai e poi la tua scelta di non farlo conduce all'insolvenza, rispondi automaticamente. Questo significherebbe dire che esiste un obbligo di fatto di discrezionalità fortemente ridotta. Oppure si può ritenere, come è stato autorevolmente sostenuto, ma prima della crisi, per esempio da Alberto Mazzoni, si può sostenere che anche laddove vi sia una crisi correttamente e tempestivamente rilevata, l'imprenditore continui a mantenere la discrezionalità gestoria integra. Dunque, per esempio, si potrebbe anche ritenere che pur tempestivamente e correttamente rilevata la crisi, l'imprenditore decida di fare un nuovo investimento risk oriented, quindi un investimento che egli, nella sua discrezionalità, ritiene possa comunque aggiustare quei flussi di cassa di cui abbiamo sentito parlare molto autorevolmente stamattina, per ripristinare la sostenibilità finanziaria dell'azienda e quindi ripristinare condizioni di salute. Se questa scelta è ragionevole, cioè se è motivata, a questo punto, se si muove dal principio che la discrezionalità gestoria resti inalterata, che quindi la business judgment rule continui a essere immodificatamente applicabile, bisognerebbe ritenere che se poi quella scelta esita in un'insolvenza, ciò non potrà comunque determinare l'insorgenza di una automatica responsabilità del gestore. E io credo che questa sia la scelta assolutamente corretta, e concluderei questo intervento, che spero non aver portato troppo tempo, citando quello che mi sembra un orientamento molto molto pertinente, molto condivisibile della Corte del Delaware. Non so se lo trovo, può darsi di non lo trovo, ma comunque lo cito a memoria. Sostanzialmente la Corte del Delaware, la Chancery Court del Delaware, ha detto che the board of an insolvent company, quindi il consiglio di amministrazione di una società insolvente, that in good faith pursues, che in buona fede persegue lo scopo della maximization della corporation value, quindi uno scopo di lucro a tutti gli effetti, does not become automatically the guarantor of the success of that strategy. Non diventa perciò stesso il garante del successo di quella iniziativa. Quindi la Corte del Delaware, in questo caso, che è il caso Trainway America, addirittura arriva a sostenere che anche nel caso di insolvenza, quindi a maggior ragione in un caso di crisi,
l'amministratore, quindi il board di una società, continui a mantenere una piena discrezionalità gestoria. Credo che questo orientamento sia corretto, fin tanto che non si dimostra che dinanzi alla crisi c'è un obbligo giuridico predeterminato di scegliere una delle portate confezionate dal legislatore, non si potrà che convenire che anche in stato di crisi la business judgment rule continui ad essere applicabile senza eccezioni. Grazie. Grazie professore Barcellona. Prego professore Insite. Volevo soltanto aggiungere una cosa, che è una battuta. Credo che, visto che le relazioni di oggi sono, non so se 16, credo che forse la crisi di cui dovremo parlare tra poco sarà quella cardiaco-respiratoria di tutto questo pubblico che è costretto a sentire. Sopravviveremo, visto che ci terremo tutti quanti nei tempi. Allora il professore Insite, prego. Grazie a Laura De Simone e agli organizzatori del convegno, che sempre si rinnova e è sempre più attuale e con grandissimo impegno, già abbiamo visto stamattina dei frutti particolarmente significativi. Io devo dire che vorrei un po' partire da alcune cose che diceva l'amico e collega Barcellona in tema di business judgment rule, perché devo dire che l'ho intesa in modo diverso e mi sembra che nella nostra tradizione questa categoria, almeno nella tradizione di applicazione dottrinale giurisprudenziale italiana, noi la utilizziamo e facciamo ricorso ad essa in una fase in cui diciamo le sorti dell'impresa societaria non solo sono state evidentemente negative e la valutazione dell'operato degli amministratori si dice può essere compiuto sotto vari profili, ma non sotto il profilo della valutazione delle scelte operative, nel senso che le scelte operative, chiamiamole di mercato, chiamiamole produttive, chiamiamole di impostazione evidentemente della produzione, degli scambi eccetera, è qualcosa che spetta l'imprenditore, non si può andare ad esempio con l'azione di responsabilità a contestare questo. E direi che questa categoria per noi ha costituito qualcosa di diverso della regola della diligenza, perché la regola della diligenza invece attiene alle modalità in cui la prestazione di gestione o di amministrazione, come ci dice il codice, no? Viene svolta, e cioè se sono stati evidentemente seguiti tutti quegli accorgimenti e quelle regole che sono del settore e così via. Ora, in altre parole, nell'azione di responsabilità la business judgment rule costituisce una difesa dell'imprenditore che non può evidentemente sopportare una critica e tantomeno una responsabilità per scelte che ha fatto in un senso o in un altro. Però resta fermo che i suoi doveri evidentemente devono essere tali da mantenere sia nell'interesse della società che nell'interesse dei creditori sociali, che sono i due principali diciamo, elementi di confronto, degli elementi di ragionevolezza. In questo senso direi che anche la diligenza quam in suis non mi trova molto d'accordo, perché la categoria della diligenza quam in suis era una categoria che noi vedevamo nel codice del 1865, particolarmente per certe prestazioni gratuite, dove si diceva che non è un livello di diligenza più accurato, ma è il livello di diligenza soggettivo, che può essere più accurato se il soggetto è accurato, ma potrebbe essere assai meno accurato se quel soggetto evidentemente non è un livello di diligenza più ampio. Il nostro livello di diligenza più ampio è quello dell'articolo 1176, secondo comma, che è effettivamente un articolo cardine che io vedo, di cui vedo la necessità di collegamento con l'articolo 3, perché l'articolo 1176, che è ben noto, è quello che regola la misura della diligenza del debitore, è diciamo uno degli articoli introduttivi delle norme in materia di adempimento dell'obbligazione, ci dice che il debitore deve adempiere l'obbligazione con la diligenza del buon padre di famiglia. Regola dell'uomo medio, del debitore medio quindi, e della prestazione media, perché nel secondo comma ci si dice invece che
il legislatore stabilisce la regola molto opportuna e fondamentale, che oggi direi che regola il 100%, se non il 99%, se non il 100% delle obbligazioni, che il debitore deve usare la diligenza professionale se si tratta di un'attività evidentemente professionale. E qui la diligenza professionale arriva un po' al punto che ci collega strettamente al codice della crisi. La diligenza professionale altro non è che, diciamo, se ne parla come la diligenza del buon medico, del buon avvocato, del buon ingegnere, del buon architetto e così via, ma in realtà sono delle descrizioni molto semplificatorie. Più esattamente bisognerebbe dire che il buon architetto, il buon avvocato, il buon notaio, il buon professionista è diligente se applica le regole tecniche che in quel livello di sviluppo della professione, in quel livello di sviluppo delle tecniche evidentemente conosciute e applicabili, in quel determinato settore geografico, in quella determinata circostanza, sono esigibili. Sono esigibili perché rappresentano le migliori prassi e sono prassi sulle quali evidentemente bisogna adeguarsi. Quindi nulla a che fare con la diligenza quam insuis, perché potrebbe essere una diligenza eccelsa, del professionista geniale o particolarmente attento, ma potrebbe essere una diligenza assai misera da parte di un professionista che nelle sue cose è piuttosto sbadato o piuttosto negligente. Quindi diligenza attaccata ad un criterio di regola tecnica, tant'è che in ogni consulenza tecnica preventiva il giudice praticamente pone dei quesiti che sono sempre in relazione a quelle che sono le regole tecniche che avrebbero dovuto essere applicate nello svolgimento di una determinata attività. Ora l'articolo 3 e seguenti, cioè questi principi generali estremamente importanti e sui quali non sto a sottolineare la centralità perché è già stato fatto molto bene nella giornata di oggi e penso verranno rinnovati anche successivamente, e aprono il codice della crisi, perché questi sono proprio gli articoli che la aprono. Le prime due norme, l'uno e il due, in realtà sono norme meramente definitorie, assolutamente importanti, ma che definiscono la varia nomenclatura con una notevole chiarezza. Dall'articolo 3 in poi invece noi abbiamo i principi generali che reggono l'intera disciplina. Questi principi generali si aprono proprio con i doveri del debitore. Doveri del debitore che quindi, voglio sottolineare questo aspetto, aggiungono alla prestazione del debitore un qualcosa che fino ad oggi era totalmente sconosciuto, era in qualche modo auspicato, ma che oggi è invece una disposizione di legge imperativa. E qual è questa? È quella di non la tradizionale regola di adempiere diligentemente con la diligenza professionale, ma di avere un comportamento proattivo che nella sostanza, senza ora ripetere tutte le diverse prestazioni che possono essere svolte, riassumerei in due obblighi: quelli di prevenire e, se necessario, risolvere la crisi attraverso tutto lo strumentario estremamente articolato che abbiamo a disposizione. Questo obbligo di comportamento, che è di prevenzione e di risoluzione attraverso gli strumenti, è un'obbligazione ulteriore, in sostanza un allargamento dell'attività che deve compiere il debitore, di un debitore molto particolare che sfuggiva totalmente alla regola del 1176, perché la regola del 1176 eseguire l'obbligazione con la diligenza del buon padre di famiglia è per forza di cosa, nella stragrande maggioranza, collegata alle obbligazioni di fare, tant'è che facciamo l'esempio del professionista medico, avvocato, notaio, architetto, ingegnere o che so io, proprio perché lì sono obbligazioni di fare. Il debitore pecuniario, come è il debitore che noi prendiamo in considerazione nelle procedure concorsuali in questo caso, o perché nasce come debitore pecuniario o perché lo diventa per effetto del risarcimento del danno nel momento in cui ci sarà un inadempimento, è un debitore che evidentemente
diciamo sfuggiva quasi alla regola dell'articolo 1176, se non quello di osservare diligenza nell'osservare i tempi del pagamento, ma che sono poi hanno tutto sommato poco a che fare con la diligenza, perché si tratta poi di applicare il comportamento dovuto dallo stesso titolo obbligatorio. In questo caso invece viene richiesto al debitore un comportamento diverso, chiamiamolo un comportamento proattivo, e che quindi comporta un'organizzazione e comporta evidentemente tutta una serie di attività. Questa novità è chiaramente una novità, è stato sottolineato molto ampiamente, enorme, che il codice della crisi ha collegato all'articolo 2086, che insieme all'articolo 3, particolarmente l'articolo 2086, si arricchisce di questo secondo comma, che se andiamo a vedere viene poi ripreso in modo estremamente analitico in tutta la disciplina societaria attraverso dei rinvii che vengono fatti. È praticamente una regola, no, che noi poi vediamo riapplicata nell'articolo 2080 bis, 2257 e così via. Ora non vi voglio fare una sfilza di articoli, ma che è il punto di riferimento dove qualsiasi imprenditore collettivo, come viene definito in questa frase, ieri sera con l'amico Barcellona ci siamo soffermati su questo tema, l'espressione imprenditore collettivo riassume in sé tutta l'ampia gamma di situazioni dove non è un imprenditore individuale, ma per i più diversi motivi vediamo un soggetto potenzialmente fallibile che svolge un'attività economica e che non può avere la forma societaria ma anche altre forme associative o di altra natura, e qui direi che il ventaglio si è estremamente ampliato. Ebbene, questa tensione che ha il nuovo codice sulla crisi è estremamente importante, e qui noi arriviamo anche a considerare le categorie in parte nuove, in parte rinnovate, che noi troviamo nel nostro cammino: il concetto di crisi e il concetto di insolvenza, e devo dire anche il concetto di dissesto. E su questo forse dobbiamo anche vedere che c'è stata anche qualche, io lo definirei forse, smagliatura, un momento di coordinamento che deve essere svolto, perché ad esempio dopo aver definito la crisi nell'articolo 2, nella norma definitoria, e l'insolvenza praticamente con un linguaggio che non si allontana molto da quello che conoscevamo per la crisi nell'articolo 160, quando fu introdotta il concetto di crisi nel 2005, e per l'insolvenza dell'articolo 5, in realtà poi se andiamo a vedere, particolarmente in due articoli della disciplina penalistica, vediamo che c'è qualcosa che forse merita una qualche riflessione, perché ad esempio in materia di bancarotta fraudolenta, e sappiamo che tutta la disciplina del penale non è stata modificata, c'è un espresso articolo che dice che in sostanza viene solo cambiato lessicalmente il termine fallimento con il termine liquidazione giudiziale, no? Ma nell'articolo 329 secondo comma, che corrisponde al 223 comma secondo, il termine fallimento non è stato sostituito con il termine liquidazione giudiziaria, ma è stato fatto ricorso alla categoria del dissesto, e cioè parla di amministratori e altri organi della società che hanno portato la società in dissesto. Questo noi non l'abbiamo previsto nell'articolo 2 del codice delle prime norme definitorie. È quindi identico al vecchio fallimento, il dissesto è qualcosa di descrittivo, almeno è una norma tecnica che troviamo nella legge 180 sulla crisi delle banche, lì sì che è un elemento molto importante, ma è la stessa cosa? Oppure nel momento in cui l'articolo 329, per quanto riguarda la possibilità di sottoporre alla stessa disciplina penalistica il comportamento degli amministratori nel caso di accordi di ristrutturazione e di piani attestati, e effettivamente anche in questo forse c'è una qualche problematica, perché non sempre l'accordo di ristrutturazione reagisce ad una insolvenza.
Allora evidentemente in questo caso noi abbiamo l'applicazione delle norme sulla bancarotta che presuppongono l'insolvenza, o forse questo è il motivo per cui si pensa al dissesto anche a questo caso. Insomma, in qualche modo noi abbiamo degli elementi che devono essere, a mio parere, almeno dal punto di vista interpretativo, precisati. Tra l'altro ci troviamo nel settore della norma penale, dove chiaramente anche la formulazione delle norme pone problemi assai più rigidi rispetto a quelli che possono talora essere risolti attraverso l'applicazione analogica da un punto di vista civilistico. E questa disciplina della nuova diligenza, intesa appunto come obbligo di prevenire e di risolvere, e che quindi è un obbligo di approntare gli strumenti adeguati, l'altro elemento importante, l'altro dato importante è il meccanismi di rilevazione della crisi che si svolgono anche attraverso la cosiddetta allerta interna, e particolarmente mi riferisco ora per semplicità agli organi di controllo e ai sindaci. E questi cambiano totalmente natura, perché effettivamente il loro controllo deve essere costante, hanno un obbligo di segnalazione, e questo obbligo di segnalazione è assistito da una misura di esenzione estremamente rilevante, che però fa ben capire che nel caso in cui questa attività di controllo e di segnalazione non si sia svolta, è sicura il loro coinvolgimento nella responsabilità, e così pure le misure premiali. Allora ritorniamo un attimo al discorso della business judgment rule. È possibile ipotizzare una libertà dell'imprenditore di scegliere la via che vuole e di continuare ad esempio nella sua attività? Ma sicuramente sì, nel senso che non è possibile, ma le conseguenze sono ben chiare. Cioè c'è da un punto di vista formale la massima libertà, l'imprenditore che si trova in uno stato di crisi, che ha subito delle segnalazioni, delle interrogazioni più che altro, chiamiamole così, da parte dei sindaci, e che ciò nonostante non reagisce, vede quel meccanismo in virtù del quale poi i sindaci devono reagire. Certo, la negligenza e l'inerzia ci possono essere, ma ci saranno delle conseguenze evidentemente a tutto questo, no? Quindi non credo che si possa dire che si mantenga una libertà che, se viene esercitata in modo irragionevole in contrasto con questi principi, conduce a delle prospettive di responsabilità civile e probabilmente anche penale non indifferenti. Questo pone, lo spunto però è molto interessante, perché pone anche dei problemi che già sono emersi. Faccio riferimento ad una recentissima decreto di rigetto di un'istanza di fallimento che è stato proposto avanti al Tribunale di Milano, e di cui hanno parlato a lungo i giornali, e credo ne continueranno a parlare, in relazione ad un grosso gruppo che si trovava in una situazione, a detta di coloro che hanno presentato l'istanza di fallimento, semplifichiamo al massimo, di insolvenza prospettica, cioè di insolvenza che ancora non si è manifestata con inadempimenti, anzi non si è manifestata neanche in quella fase prodromica che noi vediamo nell'articolo 15 ultimo comma e nell'articolo, mi pare, 49, quando si dice che non può essere dichiarata dalla sezione fallimentare il fallimento se non con una esposizione superiore ai 30.000 euro di crediti scaduti e non evidentemente scaduti, e pur non essendoci un vero e proprio inadempimento, però insomma il credito scaduto e non onorato già è una situazione qualificata solo dal fatto che il creditore non li ha richiesti. Ecco, questa era la situazione, e nella descrizione, ora non entro nel merito se fosse fondata o meno, ma insomma nell'asserita tesi portata da coloro che richiedevano il fallimento, l'insolvenza però si presenta come prospettica di qui a qualche mese, comunque entro 6 mesi, e il Tribunale di Milano in questo caso ha preso con seria considerazione questa ipotesi, poi ha tenuto conto della norma dell'articolo 15 ultimo comma che comunque impediva la dichiarazione di fallimento, ma ha svolto una sorta di, oggi si direbbe, di moral suasion, forse anche piuttosto ruvida da questo punto di vista, invitando in qualche modo la società, in questo caso questo gruppo, a prendere provvedimenti
strumenti nel senso delle procedure di rilevazione della crisi che sono oggi a disposizione. Ecco, qui l'imprenditore sicuramente può esercitare la sua business judgment rule e non applicarla, fare altri atti, non so, che sono, come dici tu, di investimento, il più delle volte in questo caso non sono tanto di investimento ma di diciamo di cessione di parti del patrimonio, quindi insomma anche quella è una scelta imprenditoriale, però certamente, e il Tribunale di Milano lo sottolinea con grande forza, e si espone a delle conseguenze che sono a largo raggio e sulle quali non mi soffermo. Arrivo, perché credo che i tempi stringano, alla azione di responsabilità. Grande novità è nella valutazione del danno, grande novità è diciamo nel maggiore spazio della legittimazione dei creditori, o perlomeno c'è una maggiore, ecco, qui devo dire, ho avuto il piacere di leggere anche lo scritto di Massimo Fabiani, sia pure frettolosamente perché l'ho avuto solo un paio di giorni fa, un giorno fa, e giustamente mi pare anche lui sottolinea come in realtà questa azione dei creditori sociali è una bella previsione, ma è difficile poi che venga posta in essere, e tra l'altro anche il danno che il singolo creditore nel momento in cui la volesse far valere può essere riconosciuto pone non pochi problemi. Il punto è che l'azione di responsabilità, mi pare giustamente, ormai viene concepita da tutti noi e dallo stesso codice come un'azione che viene promossa dal curatore. E qui il nuovo articolo sulla liquidazione del danno fa due scelte. Una scelta, diciamo, di carattere semplificatorio, che chiaramente tiene conto di una tradizione giurisprudenziale ormai molto consolidata, quella cioè della responsabilità in caso di continuazione dell'attività allorquando ne sono venuti meno i presupposti, si è persa la continuità aziendale, è stato perso il capitale, la società avrebbe dovuto essere messa in liquidazione, non è stata messa in liquidazione ed è stata continuata l'attività, e cioè la differenza dei netti patrimoniali da quel momento al momento in cui è stata aperta la procedura concorsuale. Questo diciamo, era un criterio cui era già arrivata la giurisprudenza e la dottrina, e qui viene applicato in modo, come dire, più diretto, sempre in modo presuntivo, si possono dare anche altre prove. È qualcosa di nuovo, di distonico? Ma secondo me no, nella sostanza quello che noi piano piano stiamo verificando è una crisi del 1223, cioè dell'articolo che nel codice del 42 ci dà i criteri per la liquidazione del danno, criteri che effettivamente in una valutazione microeconomica e, come dire, di rapporti molto semplificati è possibile fare, ma che da un punto di vista macroeconomico e laddove poi probabilmente, questo è l'altro elemento sul quale dovremmo riflettere, entrano in gioco anche le assicurazioni con le loro necessità anche di quantificazione prospettica dei danni possibili, sono sempre più difficili. Richiamo su questo un'importante sentenza che conosciamo tutti, immagino, delle sezioni unite in materia di riconoscimento del danno punitivo, che è stata applicata, come già in un'altra occasione, non direttamente ma in relazione al riconoscimento di una sentenza della Corte della Florida di Miami, che riconosceva il danno punitivo nei confronti del costruttore di caschi da motociclista che avevano causato la morte di un per il loro malfunzionamento, per la loro fragilità evidentemente, la morte di un motociclista nello stato della Florida. E lì, diciamo, dovendo riconoscere questa sentenza e il riconoscimento è avvenuto, è stato vinto l'eventuale ostacolo dell'ordine pubblico, e cioè di un eventuale principio immanente nel sistema secondo il quale il danno doveva essere nel nostro sistema valutato solo ed unicamente attraverso i criteri dell'articolo 1223, danno emergente e lucro cessante. Ebbene, la Cassazione lì fa un'ampia rassegna, molto attenta, di diverse fattispecie, dalla natura più, diciamo, dai contenuti più articolati, alcuni importanti, altri più bagatellari, dove lo stesso legislatore che in realtà suggerisce un criterio che lì
la Cassazione descrive come danno punitivo, ma più che un danno punitivo io lo definirei una forfettizzazione legale del danno, perché il danno punitivo di tipo statunitense è qualcosa che veramente è una punizione imponente e diversa da questa. E poi passiamo invece a quello che, ho quasi finito, è a mio parere il vero e proprio danno punitivo, cioè quello che viene individuato nel cosiddetto deficit fallimentare, cioè la differenza tra attivo e passivo, che viene applicato, questo sì, come regola fredda, astratta, no? Dove sembra non esserci nemmeno una possibilità, sembra una presunzione iuris et de iure, o è possibile interpretarla in questo modo, e qui siamo effettivamente fuori da ogni collegamento con il comportamento dell'amministratore, mentre nell'altro caso effettivamente il comportamento dell'amministratore continua un'attività che avrebbe dovuto essere interrotta e che poi tutto sommato con i criteri viene asciugata di quei costi che si sarebbero comunque sopportati nella liquidazione di altre voci che comunque si possono far valere per eventuali abbattimenti di valori iniziali e finali. Beh, in questo caso invece è una regola, come dire, totalmente fredda, una regola che poi tra l'altro porta a delle cifre che sono quasi direi per definizione incompatibili con il patrimonio individuale degli amministratori. Beh, questo sì è il danno punitivo più autentico che noi potessimo studiare nel nostro ordinamento, perché si collega non ad un, al suo presupposto evidente in un comportamento, cioè un comportamento particolarmente scorretto, illecito, perché non soltanto ha provocato evidentemente, non ha fatto nulla per evitare, come abbiamo detto, per prevenire e risolvere, che sono sempre gli imperativi a monte, ma poi addirittura non ha nemmeno tenuto la contabilità, rendendo impossibile una valutazione. E in questo caso la sanzione è una sanzione appunto di tipo, come dire, meramente sanzionatoria e punitiva, e quindi viene introdotto, a mio parere, chiaramente nel nostro ordinamento questo principio. Grazie.